Ho preparato io insieme ad altri, dico non è importante questo, una denuncia per sequestro di persone e violenza privata. La denuncia è motivata, non è fatta così tanto per fare ciascuno di voi andare da qualunque stazione dei carabinieri, della polizia, anche in procura, però in procura l'ufficio ricezione e l'accettano. I carabinieri non possono non prendersi una. Ma io sono personalmente, ma credo tutti quanti, siamo molto ma molto contenti del provvedimento preso dalla dottoressa Luppino, giudice di Reggio Calabria, che ha consentito a questo ragazzo di tornare a casa. Tra l'altro voglio ricordare che nei mesi scorsi, in piena pandemia, essendo in lockdown in zona rossa, a tutti era consentito di rientrare. Mettere a punto delle strategie, delle iniziative concrete di disubbidienza civile. Il nostro gruppo si è qui, ripeto, siamo venuti perché vogliamo rivendicare i diritti di libertà che la nostra Costituzione e la nostra storia anche ci garantisce e che vengono calpestati ogni giorno da un governo e da un Presidente della Repubblica che invece di fare il garante della Costituzione di tutti i cittadini è diventato, io dico non ho un motivo, è diventato il maggiordomo di Draghi. Lo Stato di diritto non serve a tutelare i cittadini, il diritto serve a rendere lo Stato qualcosa che può governare su di noi, per cui voglio ricordare che sia sul Green Pass che sia sulla questione dell'obbligo vaccinale l'Italia è pressoché isolata non solo a livello europeo ma addirittura a livello totalmente planetario, cioè mondiale. In televisione ci dicono che tutti stanno facendo così, non è vero completamente, questo è il luogo nel quale sperimentano l'oppressione. Io sono dell'idea che domani, oggi pomeriggio, vado al traghetto e compro il biglietto. Se mi dicono questo documento in più, quest'altro documento in più, io gli dico questi documenti sono riservati, contengono dati sensibili e lei non ha nessun diritto. Affrontato proprio con iniziative continue di ribellione a una imposizione culturale che è quella della televisione, della stampa, dell'informazione tutta. Che il problema per questo non è semplicemente che sia prezzolata perché hanno ricevuto milioni e milioni di euro e quindi si sono allineati rispetto a una idea che è stabilita dallo Stato, che poi anche qua va capito lo Stato italiano o questo Stato sovranazionale che ci impone le linee guida.